Il percorso di oggi, proprio in punta di coltello, è un percorso che ci porterà a scoprire un altro taglio anatomico importante, sempre del bovino adulto. Quindi parliamo di un animale che ha superato i 12 mesi. E il suo nome è esattamente la noce. La noce si trova nella parte interna della coscia. A volte può essere confusa perché anatomicamente è molto simile allo scamone. Lo scamone, ricordate, quel taglio che era il prolungamento del filetto, ma mentre lo scamone è nella parte esterna, proprio nella parte della coscia esterna, la noce si trova nel suo interno. Anche questo è un taglio che può dare grandi soddisfazioni facendoci risparmiare dei soldini. Perché? Perché spesso non si conosce questo taglio. Allora, il consiglio che vi posso dare è proprio di andare dal macellaio e chiedere proprio anche questo taglio specifico, perché ci darà dei buoni risultati sia in alcune fettine, se vogliamo fare delle fettine, delle bistecche, delle tagliate, anche se vogliamo fare delle pezzature grosse, degli arrosti particolari, come vedremo proprio nella ricetta di oggi. Ma andiamo un attimo a analizzarla e a sezionarla. Guardate, e in questo caso ho lasciato la noce attaccata a un altro taglio anatomico che andremo a analizzare in un'altra puntata, che si chiama spinaccino. E anche questo sarà un taglio curioso, ma stacchiamolo e poi lo vedremo nella prossima puntata. Guardate, allora si inizia staccando, guardate, osservate fra l'altro un piccolo segreto, guardate l'amarezzatura. Quando si parla di grasso, spesso il grasso risulta un po' agli occhi delle signore che spesso mi vengono a trovare in macelleria un po' riluttante, ma ricordiamoci che è importante che ci sia una parte di grasso anche nella carne che andiamo a cucinare, perché è meglio cucinare la carne con un grasso naturale piuttosto che andare a forzarla e aggiungere magari del burro o degli altri ingredienti che risultano poi un po' dannosi, perché non naturali proprio, alla nostra magari dieta, alla nostra alimentazione. Allora, stacchiamo lo spinaccino, guardate, seguiamo proprio la fibra, perché il segreto anche nel disosso sta nel seguire proprio le fibre che collegano il tessuto connettivo che tiene collegato i tagli. Eccolo qui, guardate, che seguiamo qui, si può anche a volte farsi aiutare proprio dalle dita. Scendiamo, guardate, vedete come si stacca, guardate, facilmente. Questo è tutto tessuto connettivo che risulta poi quello che lega praticamente la struttura legante di tutta la parte carnea poi del nostro bovino. Guardate, eccolo qui, lo andiamo a staccare fino in fondo, lo giriamo. Ovviamente avete notato che l'attrezzo di oggi è un attrezzo piccolo, quindi un coltello piccolo da disosso, dove si può andare a controllare la lama proprio anche nei minimi particolari, proprio in punta di coltello. Questo è lo spinaccino, vi ho detto, lo analizzeremo in un'altra puntata perché è un taglio veramente interessante. E qui c'è rimasta la noce, la andiamo un attimino a pulire, togliere quindi dalla parte esterna della pelle, guardate che si stacca, e adesso la andremo a sezionare. Guardate, togliamo un po' di grasso da questa parte, non troppo, il giusto, ecco qui. Adesso lo andremo a dividere in tre parti, perché la noce riusciamo a dividerla anche in tre parti, perché in effetti se dobbiamo analizzare il fatto che è un taglio anatomico piuttosto grande, risulterebbe un po' difficoltoso il fatto di fare delle fettine così grandi, così diciamo abbastanza distribuite. Quindi si va a dividere. Guardate, togliamo sempre la parte interna, ecco qua. Allora, la prima parte da dividere è proprio questa, si toglie. Guardate, si basta seguire proprio, vedete, la parte fibrosa, quindi diciamo la parte proprio che lega, e andiamo a creare una parte interna, che è quella proprio più interna, che si adatta, questa parte ad esempio, si adatta moltissimo per magari degli spezzatini o per addirittura allargare e quindi poi riempire, farcire e fare un arrosto farcito. Ma la parte che a noi interessa oggi è qui invece, guardate, andiamo a dividere a metà, ecco la noce, divisa nella sua metà, e qui avremo una parte ottimale per delle bistecche, guardate. Quindi ricordiamoci magari di dire al macellaio di fiducia, fra l'altro
colgo l'occasione anche per salutare tutti i colleghi macellai, soprattutto quelli che fanno questo mestiere per grande passione, che sono veramente bravi e che quindi sicuramente vi sapranno consigliare al meglio. Andiamo magari a tagliare delle fettine, guardate, di questo genere, non troppo sottili, o se vogliamo anche più sottili, che poi andremo a scottare velocemente aggiungendo sempre il sale alla fine, che quindi risulterebbero sicuramente morbide e tenere, ma dulcis in fondo. Ecco qua, questa è la parte che noi andremo a analizzare quest'oggi, che è proprio il cuore della noce, che noi andremo a legare velocemente, perché già di per sé sarebbe abbastanza compatta come taglio anatomico, però noi vogliamo essere ancora più sicuri, la andremo a legare un attimino, perché poi ovviamente in fase di cottura, ma lì poi la vedremo nella seconda parte proprio di questa puntata in punta di coltello, vedremo che si potrà utilizzare proprio una cottura prolungata arrosta e che darà grande soddisfazione. Guardate, ecco qui, e voilà, questo è il nostro taglio finito. Ovviamente questa è una porzionatura un po' grande, quindi diciamo che andrebbe bene per 6-7 persone. Se vogliamo farla per meno, ci facciamo dire dal macellaio, che poi sicuramente lo può tagliare, perché in effetti lo può dividere e può tornare utile anche solo per 4 persone. A noi cosa resta adesso? A questo punto non resta che proprio andare a scoprire il segreto di cottura di questo pezzo così entusiasmante, fra l'altro, che consiglio a voi a casa proprio di chiedere al vostro macellaio. Dall'altra parte andremo in cucina e vedremo anche questa parte di segreti per il cuore centrale della noce di vitellone. Seguiteci e restate sempre con noi. E dalla macelleria eccoci qua in cucina con Stefano San John. Ciao, ciao Stefano, ciao. Vedo che finalmente, insomma, mi hai copiato. Hai fatto la scritta sulla manica. Sai. Hai cambiato anche colore. Stando con lo zoppo si parla zoppo. Hai cambiato colore, sai che ti dona? Bene, grazie. Bello, vero, bello, bello, bello. Bottoncini rossi bordeaux. E questo bello. Non è tutto. Ci saranno altre sorprese? Beh, intanto allora facciamo la sorpresa della carne. Senti Stefano, io spiegavo che abbiamo deciso di cucinare l'arrosto sulla noce di vitellone. La noce di vitellone che abbiamo diviso in tre parti. Perfetto. La parte sottostante l'abbiamo proposta per lo spezzatino, perché comunque era più marezzata, più gelatinosa. Sì. La parte esterna l'abbiamo invece tenuta per magari delle scaloppe, delle fettine. Questa invece io avrei deciso di legartela. Certo. Mondarla, se lo pulisco un attimo, anzi vado subito a mondarla, a pulire un attimino, ti tolgo un po' di grasso, no? Benissimo. Appena appena andiamo a tagliare un po'. Senti Stefano, qui siamo sui 2 kg circa, però certo. Noi dobbiamo fare una porzione per 6 persone, no? Quindi basta molto meno. L'accorcio un po', sì, no? Vado a accorciarlo un pochino. Siamo questo sei sul chilo e 3, chilo e 4. Questo vale anche per chi è a casa. Fra l'altro, certo. Intanto che io taglio e leggo, vuoi dare tu la ricetta magari con gli ingredienti? Adesso appunto stavo preparando il fondo di cottura composto da delle cipolle affettate, 6 spassi, 2 spicchi d'aglio. Certo. Un po' d'aglio. E lo faremo aromatizzato ai caperi, quindi non c'è bisogno di salvia, rosmarino o quant'altro. Il capero ha un gusto molto forte, attenzione al sale, perché il sale è già appunto dentro nei caperi, sono caperi sotto sale, quindi attenzione a non salare troppo, altrimenti poi la demi-glace risulta troppo saporita. Caperi di pantelleria o caperi normali? Capri normali, in ogni caso di pantelleria, benvenga, ci mancherebbe. Dicono che sono molto buoni, particolari. Assolutamente. Bene. In ogni caso, sempre l'olio, quindi un po' d'olio sotto. La cipolla e l'aglio, come potete ben vedere, e dopodiché appunto i caperi, un cucchiaio, un po' di caperi, addirittura col suo sale, l'importante è appunto salare meno dopo. Ma e questa è la base pronta per questo tipo di arrosto. Posso chiederti Stefano, il cappero salato è, certo. È per mantenerlo, per riuscire a preservarlo? È un tipo di mantenimento, i caperi li trovi o in salamoia, nei vasetti con del liquido verde che appunto è acqua e sale, oppure sotto sale direttamente. Ecco, vedi che è il sale è comunque, diciamo, nella storia è stato usato moltissimo certo. per
come mantenimento dei prodotti. Certo, ma addirittura pensa che, ma forse l'avevamo già detto, ma lo ricordiamo che il sale ha fatto anche come unità di scambio, ha sostituito le monete del Medioevo proprio per unità di scambio commerciale. Quindi certo. Pensa al bene. E fra l'altro, proprio adesso c'è questa nuova cultura del sale, perché si incominciano a poter avere, per poter testare nelle cotture sali da tutto il mondo, dall'Himalaya, dalle Baleari, certo, dalla Tunisia, aromatizzati, indiani, certo, con gli nordamericani. Certo. Io, Stefano, ti ho messo 5 spaghi, perfetto, per tenerlo un per po', tenerlo diciamo, un po' in forma, dai. Sì.